Dottor Motta, non spingete, non spingete. Dottor Motta, buonasera. Piano, piano ragazzi, piano ragazzi, piano, 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 piano. Ha confessato, contagiato. Allora, intanto, non spingete perché sennò... Signori, non scendiamo allo stesso livello. Domani mattina alle 11 ci vediamo in tribunale a Brindisi per darvi comunicazioni più dettagliate. Quello che vi possiamo dire è che è stata fermata una persona di 68 anni, di Copertino, in provincia di Lecce, che ha confessato ad un primo interrogatorio. La confessione non è soddisfacente, per cui le indagini comunque continueranno per completare il quadro investigativo. Si chiama Giovanni Vantaggiato. Perché? Questo è uno degli aspetti che non convince, non lo sa dire. Non lo sa dire? Certo, non lo sa ha dire. Ha fatto tutto da solo? Non lo sappiamo. È un solo fermo? È un solo fermo. Voleva colpire la scuola? Non lo sa. Perciò vi ho detto che non è soddisfacente. Ma non sta bene? No, sta bene. Mentalmente? Mentalmente sta bene. Ha cambiato versione più volte? Luca, no, quello che è il contenuto dell'interrogatorio probabilmente non può essere detto, però quello che posso comunicare è questa perplessità in ordine al contenuto dell'interrogatorio, perché ha ammesso la partecipazione, ma per quanto riguarda il resto non è convincente. L'ordigno l'ha fatto lui? Questo riguarda l'indagine, non intendo rispondere. Ha ammesso la partecipazione, quindi c'era con altri. Lui ha ammesso la propria partecipazione. Che cosa è stato ritrovato in casa? Abbiamo una perquisizione ancora in corso. Mi scusi, è l'uomo del video? Non lo sappiamo, non lo si può dire. Fisicamente? Fisicamente può essere compatibile. Ci vediamo domani mattina. Grazie. Alle 11 al Tribunale di Brindisi. Grazie. Marco!